Bilancio e programmi del Chevanis Club a livello nazionale. Ne abbiamo parlato con Mauro Magni, governatore uscente, e con Angela Catalano, che prenderà il suo posto. Entrambe hanno presenziato alla cerimonia di gemellaggio tra il Chevanis Club di Alcamo e il Chevanis Mezzina Zancle, che celebrata nella città dello Stretto. E l'impegno della presidente Silvana Giacone non conosce sosta, perché è già al lavoro per la rappresentazione della commedia Se devi dire una bugia è meglio dirla grossa, che sarà portata in palcoscenico dagli attori del Piccolo Teatro il 6 e 7 agosto prossimo. E il 7 agosto, recita di beneficenza organizzata dal Chevanis con incasso in beneficenza. L'appuntamento è per le ore 21 presso l'anfiteatro delle Cave di Travertino. La recita del 7 agosto, così come quella della sera precedente, è inclusa nel programma dell'estate alcamese, diretta dalla Proloco. E quella del 7 agosto, promossa dal Chevanis, ha trovato grande disponibilità e sensibilità nel Piccolo Teatro. La regia è di Franco Regina. È un argomento importante che abbiamo voluto avere a baluardo proprio di questo anno e mezzo, è il service, una città, un club, un garante, e abbiamo spinto proprio le istituzioni locali ad informarsi sulla figura del garante dell'infanzia istituito nel 2011 a livello nazionale, ma poi ci sono dei garanti a livello regionale. Il Chevanis ha proposto alle amministrazioni locali di dotarsi di questa figura, quindi tutti i club hanno operato in sinergia per contattare gli enti locali del territorio affinché la legislazione in favore dei diritti dell'infanzia sia effettivamente conosciuta e quindi la nostra mission, Serving the Children of the World, sia effettivamente realizzata con delle progettualità concrete. Altri eventi di service, posso ricordare il Safer Internet Day, che ha visto oltre 300.000 ragazzi collegati in streaming, e collaboriamo direttamente con le istituzioni proprio per colmare dei gap che altrimenti non potrebbero vedere realizzate altre attività progettuali. Io proprio questa mattina infatti mi trovo qui a Messina, perché questa mattina ho avuto l'incontro con i luogotenenti che mi faranno compagnia nel prossimo anno sociale, e questa mattina io ho presentato il programma che ho proposto e che si svilupperà nel prossimo anno. Ci sono tanti ovviamente i service, alcuni che già identificano il distretto Chevanis Italia già da tempo ed altri che sono nuovi. Io sto puntando tantissimo sull'educazione dei bambini, quindi andremo nelle scuole affinché venga debellato, io dico, il bullismo. Infatti io punterò tantissimo sul service del bullismo. Stiamo programmando infatti l'uscita di un libro rivolto ai bambini dell'infanzia e ai bambini della scuola elementare, affinché attraverso una filastrocca simpatica e ridente i bambini possano capire cosa significa il bullismo.